Ma buon lunedì, buon inizio settimana e bentornati all'appuntamento con la cucina di Teleponte. Torna in vostra soprattutto compagnia, la nostra grande Niki Chef. Bentornata Nicoletta Lanza. Salve a tutti, E buongiorno. allora, tante buone ricette ci ha portato fino ad oggi la nostra Nicoletta, veramente tanto buone, tanto squisite. Poi torneremo a parlare delle vecchie ricette perché hanno avuto tanto successo, anche io ho provato in qualche modo, quella in Bello. particolare con la pasta filo, poi ti racconto, poi Ok. ti faccio sapere, insomma, tutte le mie Benissimo. prove in cucina con i tuoi consigli, ma andiamo velocemente a vedere cosa dobbiamo fare quest'oggi, anche perché mi sembra di intuire che dobbiamo cucinare il cavolo verza, Sì. giusto? Allora, oggi andrò a rivisitare perché ho preso ispirazione da una ricetta rumena. Quindi oggi non siamo in Italia, siamo in Ok. Italia solo per i Siamo prodotti partiti, e perfetto. abbiamo tanti amici rumeni che vivono da noi e quindi io, ecco, vorrei precisare che sicuramente non la farò come la fanno loro, perché ogni ricetta tradizionale poi viene sicuramente fatta bene da chi è padrone della ricetta. Io quindi sicuramente farò delle cose diverse, non me ne vogliano, insomma, i nostri amici. Ma E quando si quindi, precisa questo si può far come ci pare, insomma. allora, Ecco, perfetto, vai. infatti. Allora, cosa andremo a preparare? In rumeno questo piatto si chiama sarmale, appunto io l'ho un po' Starmale, No, praticamente. No, no, sar. Scherzo, ovviamente, sarmale. sarmale. Sarmale, cosa sono? Sono dei fagottini di carne con il cavolo, farciti appunto con la carne, un pochino di riso, un po' di uova, un po' di parmigiano. Mi sembra E, interessante. sì, io lo andrò a servire poi su una crema di parmigiano, quindi insomma è appunto una mia interpretazione del piatto, va bene? Bene. Quindi insomma velocemente ci andiamo. Io per fare questa ricetta ho già preparato del brodo vegetale. Sì, Nicoletta non fa nulla senza l'ottimo brodo vegetale, Sì, vero? diciamo Ci ha ormai che partecipe, influenzati. molto Sì, sì, partecipe. sì. E quindi per prima cosa andiamo appunto a scottare le nostre foglie di verza, di Ecco. cavolo verza, Quante ce ne ok? servono intanto? Ma non tantissime perché appunto faremo un assaggino, insomma Ecco, qualche praticamente, fagottino. ecco, foglie Prendiamo per fare i solo per fagottini fare ci questi servono. fagottini, sì, andremo proprio ad utilizzare la foglia come involucro. Benissimo, quindi magari Benissimo. prendiamo quelle più grandi. Prendiamo quelle un pochino più tenere, queste insomma le leviamo, le mettiamo da una parte. Io l'ho già diciamo lavata Certo. questa verza. Appunto, andiamo a prelevare così. Ecco qua, queste che sono insomma quelle, queste le potremo utilizzare poi per altre ricette, no? Certo. Ovviamente non si butta via niente in cucina, quindi Certo. una bella minestra, una zuppa con la verza. E magari Invece, anche per una questione estetica, perché sì, no? anche. Allora, io intanto mi do un'altra sciacquata a questa perché è un pochino di terra. Quindi Visto che sciacquiamo. qui noi poi dopo le cose non è che le facciamo per finta, le Beh facciamo no, veramente anche perché noi non e buttiamo le, nulla. Eh ecco, e le mangiamo soprattutto, sì, quindi è un peccato buttare le sì. cose, quindi è una cosa alla quale veramente teniamo tanto, a non Sì, buttare mi nulla. prendo il mio torcione, così il mio canovaccio che mi aiuta. Come Pardon, tecnica ecco qua. lei. Ok. E E allora, vediamo un allora, po' come agisci. eccoci, andiamo a prendere le nostre foglie. Le foglioline, quelle più tenere e più grandi, deduco, vero? Sì, ecco, vedi? Così. Ecco, un pochino di delicatezza Eh sì, perché. se no si rovinano. Allora, Ed sai, è un Serena, altro, sì, dimmi. dimmi tu. Dicevo, un altro di quelle verdure, come abbiamo visto il cavolo romano, insomma, no? Sì, Anzi, il il broccolo romano, è broccolo romano, corretto? sì, Ecco, romanesco. belli proprio da vedere, Belli, sì, bellissime, davvero la veramente. natura regala dei frutti E anche meravigliosi. il cavolo verza in questo Sì. caso, come tutti i cavoli, contiene tantissime proprietà antitumorali. E quindi conviene insomma mangiarne, soprattutto in questo periodo appunto. E tra l'altro è, adesso che è di stagione, è anche molto economico. Sì. Sì, quindi sta intorno
ma non arriva a 1 euro al chilo, 90 centesimi. Quindi, insomma, quindi si può comprare, sì, si deve mangiare. Sì, assolutamente sì. Io direi che queste già bastano. Assolutamente sì. E allora cosa facciamo? Abbiamo già l'acqua in ebollizione. Mettiamo sì. un pochino di sale. Mm-hmm. Di sale. E mettiamo in ammollo, giusto? E le lessiamo subito, le scottiamo così velocemente. Ok. Questo forse è ciò che richiede più tempo rispetto al resto. Guarda, direi che facciamo presto, nel senso ecco. che loro vanno, ecco, giusto un pochino sbianchite, così un po' scottate. Ecco, per non perdere... devono diventare molle molle. No, assolutamente no. Perfetto. Scusami. Prego. Quindi... le immergiamo bene, che vadano uh-huh. giù, ecco, con delicatezza, perché appunto abbiamo detto che ci servirà poi come involucro, no? Uh-huh. Nel frattempo, sì. che loro scottano, ci serve la bacinella, scusami, con l'acqua fredda, perché poi una volta scottate le andiamo subito a inserire okay, così nell'acqua fredda, così blocchiamo la cottura. Perfetto. Ok. E poi ci prepariamo già, io lo metto qui, così sì. facciamo presto, e poi ci prepariamo già un bel canovaccio pulito, così le andiamo poi ad asciugare. Okay. Le mettiamo qui e le asciughiamo. Ok. Perfetto. Nel frattempo mi prendo la carne, uh-huh. che servirà appunto per la farcia dei nostri fagottini. Sì, perché ricordiamo, come ci ha spiegato bene Nicoletta, che appunto sì. questi verranno fuori dei fagottini con queste belle ampie foglie di verza. Cerchiamo quindi di mettere dentro anche il riso, vero? Mettiamo anche un pochino di riso. Anche un po' sì. di riso. Ma il riso cotto, presumo? No, il riso crudo. È crudo, però si cuocerà poi nella... Si cuocerà successivamente. Sì, sì, sì. Questa ci piace. Ok. Sì, è un riso piccolino, fa presto. Insomma. Bene. E vediamo se riusciamo ad alzarla un pochino, così certo. che sbollentino un po' velocemente. E poi andremo a prepararci la nostra crema di parmigiano. Allora, per il riso, per la farcia appunto, abbiamo detto, useremo del macinato, sì. Di manzo, polpa uh-huh. di manzo magra, e andremo ad unire il riso, il parmigiano, un uovo, un pochino di sale e un pochino di pepe. Questo sarà, diciamo, il condimento interno e poi andremo a fare i nostri fagottini. Molto interessante. Poi okay. li cuoceremo come? E in poi forno? Li cuoceremo in padella. Ah, in padella anche? Sì. Ah, bellissimo. Simpatica questa cosa. Sai che mi piace questa idea del fagottino. Sì, è carina. Sì, molto. E vediamo ovviamente un altro... impiegheranno un po' di tempo a cuocersi. Sì, un pochino impiegano, sì. Perfetto. Diciamo che poi dipende un po' dalla grandezza che li faremo. Però almeno una trentina di minuti ci vorranno. Allora avremo 30 minuti di tempo poi per chiacchierare allora, con Nicoletta. Allora, intanto io, che lei va, sì. Mi preparo appunto il macinato. Mi prendo un cucchiaio, mm-hmm. così. Schiacciamo. Lo andiamo a farcire, abbiamo detto, con un pochino di riso. Un altro cucchiaio. Questo è un riso molto piccolino, sì. sai come si chiama? Questo se volessimo copiarti. Questo si chiama originario. Ah, originario. Ed è un... Sì, è molto piccolino. Sì, un semifino, uh-uh. Piccolino, appunto adatto, molto adatto per le zuppe e per le minestre come okay. riso. E si cuoce quindi, abbastanza facilmente. Ecco, ecco conviene, no? Quello sì. più grandicello forse è meglio evitare, perché rischiamo che... Meglio questo, sicuramente. Cucini. Perfetto. Ecco qua. Andiamo a inserire un po' di riso e nel frattempo ci scoliamo anche le nostre okay, foglie di verza. Sono belle pronte. Penso proprio di sì, vediamo un po'. Nell'acqua fredda, splash. Benissimo. Sì. Possiamo anche spegnere, Serena, se mi vuoi aiutare. Come no, assolutamente sì. E vai. Ok. Bucata, ma non succede. Vabbè, non fa niente. Tanto comunque poi serviranno, come abbiamo detto, da involucro. Ok. Allora, facciamo freddare un po'. Sì. E mentre loro si freddano, tu continui a fare la salsetta. Sì, io direi, guarda, anzi... Il ripieno. Sì, io invece le scolerei subito, ah, così loro si asciugano. Mm? Mm-hmm.
Io posso consigliare, visto che mi metto nei panni di chi vuole fare e magari non è brava come la nostra Nicoletta, di fare qualche fogliolina in più, così se per caso si strappa. Ma sì, ma poi se si strappa comunque adesso vedrai, vedremo che comunque la foglia è grande rispetto al macinato che andrò, alla farcia che andrò a inserire, quindi la chiudiamo La poi su chiudiamo se per bene, insomma, stessa, ci sì. mettiamo come si dice la pezza. Ok, Ah, questo lo ok. possiamo eliminare, serena. Sì, ci esce insomma qualcosa di buono a Allora, prescindere. siccome vedi che sono belle grandi e belle dure queste foglie, questa parte qui che è un po' più coriacea, noi la andiamo a eliminare così poi, ecco, il fagottino verrà meglio. Quindi la puntina, per intenderci, la parte più Sì, la dura, quella parte fo bianca. in fondo diciamo che è un pochino più coriacea, ecco qua. Asciugano anche meglio. Che profumini sento? Sarà. Già, 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 già. Normalmente si dice che l'averza e il cavolo Eh? È puzzano, per me sono profumatissime. vero? Guarda, io non so se ho io No, dei gusti strani, però anche per me profumano, devo dirti la profuma. Ma che il verità. cavolo puzza? Per me no, per me è No, è un profumato. buon odore. Certo, se magari è per tutta la casa può dar fastidio, però insomma in cucina ci sta bene quell'odore, Ma a sì. mio parere. Ok. Allora, abbiamo detto quindi un pochino di riso, abbiamo messo, lo andiamo a comporre questa farcia intanto, così, e poi ci mettiamo un paio di cucchiai di parmigiano, come questo, e ci mettiamo un pochino di pepe, anche un pochino di sale, non tantissimo perché appunto abbiamo già il parmigiano. Poi ci mettiamo il nostro uovo, però non ce lo mettiamo tutto l'uovo, eh? Facciamo Sarà così, troppo, tu dici? non lo so, adesso vediamo. Giustamente si va anche gradatamente, perché poi ad aggiungere si fa sempre in Sì, tempo. ormai avete visto, insomma, mi hai visto Serena, io mi muovo così Fai bene. velocemente, Fai no? molto bene. Intanto, se serve lo mettiamo tutto, ma intanto facciamo così, lo rompiamo. Diciamo che un uovo andrebbe per più o meno 350 grammi di carne, qui ne abbiamo un po' di meno, Sì. occhio, eh? Quindi ne mettiamo un po' di meno, questo servirà come elegante. Certo, poi eventualmente andremo ad aggiungerlo. Se ce lo chiede il nostro impasto, Sì. perché come ormai sapete benissimo, tutti i Ecco qua. piatti di Nicoletta parlano. Parlano. Quindi anche l'impasto È dirà: vero? Nicoletta, voglio più uovo. E lei giustamente l'aggiungerà. Ecco, Vediamo se ci dice qualcosa vediamo questa un po', eh. farcia. Noi cerchiamo di ascoltare, anche voi da casa provate a sentire, anche se sente solo lei, eh. Però magari, sai, una volta. Questa cosa prima o dopo mi porterà Ma no, qualche è l'amore conseguenza. con Ma cui fai le sì, cose, insomma, ovviamente, no? Che ovviamente. appunto Quello mi è troppo senz'altro, simpatica guarda. questa cosa. Quello senz'altro, guarda, direi che potremmo farne anche altri perché questo macinato è veramente in abbondanza rispetto alle nostre foglie di verza, ma non fa niente perché tanto questo non si butta. Dopo No, no. noi finiremo per fare poi per la redazione tutti gli altri involtini. Perfetto, Adesso, involtini per tutti. ecco, adesso noi ci velocizziamo così Certo, che, anche perché il nostro è scopo guarda, dimostrativo, ma sicuro non buttiamo niente, no, quindi stai assolutamente tranquillo. no. Io direi che, vedi? Direi che dobbiamo andare in pubblicità. Ok, Perfetto, a a tra dopo. poco. Ed eccoci qua, siamo pronte, anzi è pronta Nicoletta Lanci a preparare i suoi fagottini. Abbiamo fatto questo impasto che Questa andrà farcia, appunto, sì. questa farcia, all'interno delle belle foglie di verza che la nostra bravissima Nicoletta ha appena sbollentato, messo in acqua fredda per bloccare la cottura e poi messe ad asciugare su un bel canovaccio. Pulito, perfetto. Quindi arriva il Quindi bello, vai! adesso cosa facciamo? Appunto, abbiamo già fatto asciugare un po'. Mettiamo un cucchiaio di farcia, così. E andiamo a chiudere. Nel frattempo aspetta Serena che io vorrei già portarmi avanti così Sì. un pochino di olio. Se me lo accendi, grazie. Certo. Eh sì, perché ricordiamo che questi fagottini adesso andranno cotti in padella, quindi Sì. lei giustamente si sta già preparando con Mi preparo un piatto così li mettiamo sì. dentro e andiamo a chiudere. Vediamo Vediamo un po' come si chiude. se siamo a Vediamo un po'. favore, così. Ok. Sì. Ecco Proprio a fagottino. qua. Pronto. Mm?
E non dobbiamo metterci nulla, non so, uno stuzzicadenti per Niente. bloccare. Nulla, No. perfetto, risparmiamo anche lo stuzzicadenti. Non serve, infatti. Ok. Ecco qui. Anche qua. Ecco qui, vedete come copre Nicoletta, perfetto, e fa una bella pallina. Vedi, come dicevo, la foglia è grande rispetto, no? Certo. Beh, però se c'è un buco nel mezzo, poi fuoriesce. Eh sì, noi lo andiamo a chiudere. Lo chiudiamo. Ok. Benissimo. Beh, ci vuole anche una verza bella, non sì, andata, vero? Perché vero. altrimenti le foglie non sono così belle come quelle che vedete lavorare da Nicoletta. Eccoci qua col quarto fagottino. Cos'è che sono proprio curiosa? Ecco, vedi che carini? Sì, belli belli. Allora, questo non ci serve più, Serena, lo possiamo Eccoci, togliere. Come no? L'olio sta scaldando. Sì. L'hai spostato? Sì, l'ho okay. spostato un attimo perché è bello caldo, caldo, sì. caldo. Che ci mettiamo per poterlo cuocere? Nulla, solo Allora, sai che mi serve un coperchio? Ecco, quello che non abbiamo il preso, coperchio, che forse il sta coperchio, lì. eccolo Lo qui, il asciughiamo un coperchio. momento. Sì. Ok. Ecco qui, asciughiamo il coperchietto. Vai. E ci siamo. E possiamo quindi, anche abbassare un okay. po' qui. Ma quindi solo con olio cucinerai questi fagottini? Allora, sì, si potrebbe usare anche del burro, no? Però abbiamo detto, insomma, che lo evitiamo, lo ci vogliamo, piace di più ecco, l'olio extravergine di oliva. Lo vogliamo evitare un po', mettiamo anche un pochino di sale, anche sopra, così. E un pochino di olio anche sopra, sì, li andiamo un po' a bagnare con l'olio, con loro olio. E scommetto che poi li bagniamo col brodo. Bravissima! Evviva, che ho vinto, un fagottino. Un fagottino sarà tutto Il tuo. Il primo fagottino sarà mio. Prego, cara, coperchio, chiudi. Coperchio, eccoci qua. E adesso facciamo prendere un pochino di sapore. Quindi con una fiamma, diciamo, media. Sì. E fatto ciò, andremo poi ad abbassare la fiamma, lasceremo coperto e lasceremo cuocere ad agio. Quindi poi il calore che creerà il vapore, poi ci servirà a dare la nostra umidità ai fagottini. Ok? Benissimo. Quindi, una volta cotti i fagottini, è pronto. Il fagottino è pronto, nel frattempo ci prepariamo la crema di parmigiano. Ah, vedi che c'era, insomma, qualcos'altro. Sì. Eh beh, perché la crema di parmigiano ci servirà per adagiare, immagino, i nostri sì, fagottini. Bravissima. Oh, visto? Questa appunto è la mia interpretazione, quindi perfetto. Insomma, chissà che ne pensano i rumeni in ascolto. Guarda, di questo so che piatto. Alcune zone appunto della Romania utilizzano la besciamella. Li finiscono poi sopra con della besciamella. E so che alcune zone invece di usare il cavolo verzo o il cavolo cappuccio utilizzano la foglia di vite. Nella tradizione credo che ci sia anche questo. Quindi, insomma, non dico precisamente perché non è appunto la nostra tradizione, però da quello che ho capito dovrebbe ci essere. Ci andiamo così. Avvicinando, non ce ne vogliate okay. se non siamo precise. Non siamo però proprio precisi. Del resto, è un omaggio certo. al popolo. Un pochino di Scottex, no, vero, non c'è oggi. Che ti serve un po' di Scottex? Non lo trovo, no, non lo vedo. Niente, non fa niente, ci organizziamo lo stesso. Allora. Bene. Che facciamo quindi adesso? Allora, intanto abbassiamo forse un po' la fiamma perché, ecco, sì, un po' Sì, anche altina. Perché la fiamma, diciamo, di queste pentole e li giriamo. È importante. Ma no, vanno bene ancora così. Ecco qui. Li lasciamo un altro pochino, però ecco, non troppo forte. Va bene così okay. come... stavano a 5. A 5 abbiamo l'ho messa a 3. Perfetto, va bene? Anche 4 va bene. Ok, se vuoi. 3 o 4, vabbè, vediamo un po' come reagisce con 3 e poi ci regoliamo. Allora, cosa faccio? Andiamo a preparare appunto la crema di parmigiano. La crema di parmigiano. E quindi potrei, diciamo, grattugiarlo tranquillamente, ma possiamo anche farlo a pezzettini come sto facendo io. Ecco, metti caso che non hai una grattugia in casa, come fai? Ecco appunto. Devi fare come ci insegna Nicoletta. Ecco, quindi facciamo dei pezzettini, così. E, diciamo una proporzione di 1 a 1, quindi metteremo 100 g di latte, 100 g di parmigiano. In questo caso ne sto facendo di meno, ovviamente non ci serviranno 100 g per questi 4 fagottini. E poi andremo a, sai cosa mi serve Serena sì. nel frattempo? E un pochino di acqua, quindi certo. andremo poi a sciogliere la nostra crema a bagnomaria, quanto come te si ne suol serve? Dire. Ma può mezzo pentolino va così? Sì, benissimo, okay. grazie. Mezzo pentolino d'acqua, okay. andiamo a appoggiare la nostra ciotolina sopra e portiamo ad ebollizione l'acqua.
così poi okay. ci metteremo sopra, perfetto, la e faremo sciogliere crema. A bagnomaria. Mai provata la crema di parmigiano? E adesso la proviamo. Io la provo. I tecnici vediamo. Sono bravi i nostri tecnici, sì, guarda, carini, tutti molto carini, gentili, ospitali. È vero, è vero. Ecco qui. Ok. Quindi a bagnomaria perché? Perché il parmigiano, se lo facciamo andare ad alte temperature, poi tende a filare, quindi non si scioglie, non è più quello che serve a noi. Quindi se fila poi non va bene. Allora lo sciogliamo dolcemente, con un calore moderato, non a contatto con il fuoco. Già bolle. No, è il brodo. Cos'è allora che... possiamo abbassarlo? Ah, è il brodo. Non so se da casa si è sentito una sorta di... Beh, vedi che parlano anche le nostre persone. È vero. Allora questa volta l'avete sentita anche voi. Oh, e poi non dite che... Ecco, che ce le inventiamo. Ecco, che ce le inventiamo noi queste cose. Perfetto. Okay. Che profumino questo brodo. Sì? Sì. Molto, il nostro molto brodo invitante. L'abbiamo già detto, no? Tante volte sì, non usiamo lo il sapo. Lo sappiamo, insomma, a memoria. Abbiamo detto la carota, la cipolla e il sedano. Perfetto. Se volete ci aggiungete anche una patata. Ma sì. Se la volete un po' più... Se lo volete anche poi mangiare, no? Un po' più ricco. Ecco. Diciamo che sedano, carota e cipolla è la base del nostro brodo vegetale. Stanno bene, sì? Stanno bene. Ecco, sono perfetto. Adagiati, hai visto? Poi tutti della stessa misura, carini, loro. Beh. Ok. Assolutamente. Allora, vediamo se bolle l'acqua lì. Allora alziamo un po'. Mettiamo al massimo, anche se insomma. Va benissimo. Ci dovrebbe mancare poco. Allora, facciamo così. Tanto che lei va, ci mettiamo il latte che abbiamo già pesato. Questi sono 50 grammi. Ok. 50 e 50. Poi se serve possiamo sempre ad aggiungerlo. Insomma, ci regoliamo un po'. Benissimo. Ok. Quindi, sì. Parmigiano. Abbiamo detto, abbiamo messo pochissimo all'interno e questa invece poi sarà la nostra parte del piatto, cremosa ma allo stesso tempo saporita, no? Mm-mm. Ok, ci prepariamo già una spatolina così scioglierlo. Ok, quanto impiegherà a crearsi questa cremina? 10 minuti. Ah, insomma, ci siamo. 10 minuti e un quarto d'ora. Beh, considerate che adesso abbiamo, non avendolo grattugiato, ci impiegherà un po' di più a sciogliersi. Ma tanto noi non abbiamo fretta perché dobbiamo aspettare i fagottini. Certo. Vuoi iniziare a metterlo anche se non bolle, ma tanto ma è già tra un pochino po'. Calda, sì. Sì. Allora, vediamo un pochino se... Siamo a posto, diciamo vero? Di diciamo sì, che diciamo di sì. È tutto... avviato, mancano solo senti i particolari. Che profumino? Lo sento, sì. Questo il brodo è pronto, lo dobbiamo spegnere sì, il brodo? Sì, il okay. brodo lo spegniamo perché tanto a noi serve solo che sia caldo, okay. semplicemente. E quindi mano a mano andiamo a cucinarci le verze, sì. giusto, i fagottini di verza. Questo pure lo possiamo togliere. Togliamo, a noi ci piace fare spazio. Ecco. E anche qui possiamo dare una pulita così. Ok, come piace a allora noi. Facciamo così Nicoletta, dimmi cara. Andiamo a consumare la seconda fascia pubblicitaria, così torniamo insieme, mentre vediamo che cosa accade, quindi che come stanno i fagottini con la verza, come sta la nostra crema di parmigiano eccetera, ci facciamo tranquille, senza distrazioni del cibo che comunque va tranquillo da solo, ci facciamo una bella chiacchierata e... togliamo anche qualche curiosità della nostra Nicoletta, la andiamo a conoscere meglio e soprattutto voi l'andrete a conoscere meglio tra poco. Ed eccoci, io Nicoletta, anche io mi ci metto di mezzo perché anche io sto partecipando, come certo. avete visto ho spostato dei piatti, li ho messi nel lavandino, sono stata fondamentale, sempre. È vero? Assolutamente. Beh, senza di me questi fagottini non sarebbero mai venuti, lo sapete bene. Quindi dicevamo stiamo insieme facendo intanto adesso la crema di parmigiano. Come va Nicoletta? Si sta incominciando a fondere il parmigiano, a sciogliere. E noi lo aiutiamo un pochino così con la spatola. Sì. Abbiamo messo appunto l'acqua e il pentolino sotto ha dell'acqua che bolle, sobbolle, diciamo, non è acqua Maria. Non è sì, bagno. A bagnomaria. Ma senti un po', ma perché si chiama nota? Bagnomaria? Ma non lo so, cara. Bagnomaria. Cioè, io poi Maria, forse mi faccio delle domande me, un po' strane, però perché bagnomaria?
Guarda, ti devo dire, è come la storia del tarocco, che tra l'altro sono andata anche a verificare e non si trovano tracce di questa, Perché storia. Perché Bagnomaria? Lo chiedo alla regia, datemi una mano. Studierò, andrò a fare una ricerca. Se la regia ha tempo di spiegarci perché si chiama Bagnomaria, un motivo ci sarà. Perché non si chiama Bagno Nicoletta o Bagno ma Serena sai, Maria, c'è la o Bagno Antonio? Maria, insomma, è un nome. Ah, ho capito, ma vabbè. Guarda. Vabbè. Allora, questi misteri della cucina. Guarda, antica, veramente. Perché poi uno non ci dorme la notte per cercare di darsi una spiegazione, è vero. No? Un motivo per cui. Comunque, la nostra Nicoletta, siccome lei è una chef, come ben sapete, la definisco così, molto in gamba, sta giustamente facendo qualcosa di molto molto sciccoso con questa crema di parmigiano. Però mi posso permettere di dire che se uno magari non ha voglia e tempo, certo, ci mette un po' di besciamella come fanno anche in Romania. Certo, assolutamente. Ma sì, problema, poi non è un problema perché è semplicissimo, però magari c'è chi non ha voglia e risolvo, magari non si ritrova il parmigiano in casa in quel momento, dai, va tanti benissimo, problemi potete mettere, se avete altri formaggi in frigo, no? Perché no? Perché no, insomma, una fonduta di un altro formaggio saporito. Ah, ma perché tu hai usato il parmigiano, ma si può fare anche con altri formaggi? Ma sì, ovviamente. Adesso io ho fatto questo accostamento perché a me piace questo, è molto saporito ma allo stesso tempo delicato. Ma se abbiamo appunto dei formaggi, anche solo pezzettini che sono avanzati... Tanto voglio dire... Ma questo sta bene, sì, non è che si brucia o cosa? Un pochino, adesso lo abbattiamo un po', sì. No, non si brucia perché sta andando piano piano, però noi intanto, siccome si è asciugato, vedi che sei fondamentale, cara? Il profumo c'è. Voi sapete che così fa Nicoletta, ecco. Che sì. Però che profumo, mamma mia, sto svenendo. Ecco, è vero che profuma, no? Non mamma sono mia, una davvero. Che dice bugie, ecco. Sarà che a me poi piace molto la verza, devo essere sincera, un po' tutte le verdure. Allora, però, cara. Davvero. Sei stata fondamentale, vedi che in due si lavora sempre meglio. Ma l'ho detto che li stiamo facendo, infatti, tutto grazie a me, lei mi sta aiutando. Quindi si erano un pochino asciugati come avevamo preventivato e abbiamo semplicemente aggiunto un pochino di brodo vegetale. Perfetto. E quindi loro continuano poi la loro cottura ad agio, non so se si riesce, ecco. Sì, sì, si riesce vedere. Più o meno, ci dà un po' fastidio il brodo, adesso lo spostiamo poco a poco, anzi va lo possiamo bene. Spostare completamente, vero? Tanto per, così possiamo vedere, vediamo un po', scopriamo, eccolo qui, il nostro Simone Di Usanio puntuale, eccolo qua. Ci fa vedere, guardate che belle, che bei colori. Che carini che sono. Decisamente, e li lasciamo. Senti anche il parmigiano. Cucinare. E quindi tornando alla nostra fonduta, crema. Sì. Noi se dovessimo avere appunto dei pezzetti di formaggio che sono rimasti in frigo, semplicemente prendiamo un pochino di latte come abbiamo fatto adesso, lo tritiamo un pochino. Ma quindi spiegami, così io ti copio al volo, se dovessimo avere, che so, anche del mental, del pecorino, qualunque formaggio sia. Sì, ci piace. Ma sì, perché tanto, allora, cavolo verza... E macinato e riso, quindi alla fine possiamo inserire veramente qualsiasi formaggio, regge bene comunque anche una fontina, un pecorino appunto, ovviamente insomma cerchiamo di dosare un po' i sapori, certo, per non avere poi troppa sapidità, però per possiamo resto, farlo possiamo e quindi potremmo utilizzare poi questo sistema per andare a recuperare gli avanzi del frigo, no? Detto così, insomma è un recupero carino però. Beh sì, decisamente. Ma sai che a volte vengono i pranzetti quindi andiamo ad ottimizzare la nostra materia prima, anche quella che insomma è rimasta lì, un po' dormiente. Si ha un po' di fantasia in cucina e ci si diverte tanto, anzi è proprio divertente, con pochi ingredienti, che con quello che si ha inventare qualcosa. Viene sempre qualcosa di buono fuori. Sì, e stimoliamo anche la nostra creatività. Così ci divertiamo anche da grandi. Anche con i bambini li possiamo far giocare ad inventare piatti, accostamenti, equilibri, no? Certo. Intanto vedi che si sta sciogliendo, non so se... Ecco. Sì, sì, qui. Ecco qua, vediamo. Ok, ci siamo quasi, Intanto che i fagottini cuociono. Certo. Quanto manca secondo te a prima vista per i fagottini indicativamente? Ancora 10 minuti, un quarto d'ora forse. Perfetto, ma siamo appunto in perfetto orario perché loro, con i nostri tempi. Sì, benissimo, perché loro hanno appunto il riso, devono cuocere un po' ad agio e quindi va bene così.
Tu mi volevi chiedere qualcosa, Serena? Sì, ti volevo chiedere due cose. Sì. Allora, intanto ho provato, ti volevo dire, più che altro ti volevo raccontare, dimmi, che ti ricordi quando abbiamo fatto quei fagottini, a proposito di fagottini, con la pasta fillo? Ah, sì, sì, ecco, i rustici. Poi, i nostri, sì. Allora, voi dovete sapere... Il nostro strudel. Sì, brava. I strudelini piccolini con la crema di porri buonissimi e patate. Allora, dovete sapere che, appunto, siccome questa pasta fillo si trova poco nei negozi e quant'altro, sì, diciamo non è proprio facile da reperire, facile, è vero? Ok. Mm. La cara Nicoletta mi ha fatto dono di quella che insomma c'era ancora con sé. Posso dire una cosa, però, proprio visto che ne stiamo parlando, si può sostituire con della pasta sfoglia, che magari quella la troviamo più facilmente questo nel banco frigo. Però quella fillo un po' diversa. È molto diversa, sì. Noi abbiamo usato quella perché appunto la pasta sfoglia ha il burro all'interno, quindi è un po' grassa. Certo. E la pasta fillo, non avendo materia grassa al suo interno, ci rende il tutto più leggero. Insomma, noi siamo un pochino attenti, no? Abbiamo detto. Infatti. E quindi, insomma, possiamo sostituirla comunque eventualmente così. Certo. E io la sera stessa non ho potuto fare a meno di provarli a modo mio. Okay. E quindi non ricordo con precisione che cosa ci ho messo. Comunque, a parte dei funghi che avevo surgelati, lo ammetto, ci ho aggiunto anche un po' di prosciuttino, un po' di mozzarella, ho piegato il tutto alla maniera della Nicoletta, le ho messe in forno. Bravissima. Al bacio, erano buonissimi. Ci quindi credo. Ve li suggerisco davvero. Solo che abbiamo detto non si trova questa pasta fillo perché non è italiana, vero? Allora, diciamo che l'origine esatta, insomma, è medio orientale della pasta fillo, è una pasta appunto antica. E la particolarità di questa pasta, a parte, allora, in greco significa proprio fillo, significa foglia, quindi ecco che hai visto, sono quelle sfoglie molto sottili, no? Sì. Dicevo, oltre ad essere versatile nelle ricette salate come abbiamo fatto noi, e essendo neutra, perché non ha, questo non mi ricordo se l'ho detto l'altra volta, forse no, non ha al suo interno, ne dici tante di cose. approfondiamo, sono tutta orecchi. Vai. Sì, al suo interno non ha né zucchero né sale, quindi solo acqua e farina, e qualcuno mette anche un goccino di olio, ma insomma comunque è talmente neutra che possiamo utilizzarla anche per le preparazioni dolci, anzi io la utilizzo spesso per le preparazioni dolci, come me tanti altri chef e tanti altri colleghi. Quindi è interessante, appunto, se riuscite a trovarla la potete congelare tranquillamente, poi scongelare e utilizzare così all'uso che vi confà. Veramente, quindi si può inserire lì, potete utilizzare veramente la vostra fantasia, perché potete inserire qualsiasi cosa al suo interno. Io direi che possiamo aggiungere un altro pochino, mi sposto un attimo sui fagottini, prego, un altro pochino di brodo, perfetto, che si è consumato, ecco qua, a posto, no, è questo. Ce l'ho io il coperchio di fagottini. Ok, benissimo. E quindi, ecco, guarda, si sta sciogliendo bene, carina, perfetto. Ancora qualche minutino, ma perché l'avevamo, appunto, se noi lo grattiamo, facciamo prima, sicuramente, noi l'abbiamo un po' tritato così al coltello. Ma però ti dirò, per il mio gusto, Sì. Sempre meglio, scusa se ti interrompo, Serena, però è sempre meglio grattugiarlo al momento, Anche se voi lo volete grattugiare con la grattugia, sempre meglio farlo al momento e non farlo fare dai macchinari che poi scaldano e prendono dei sapori anche che non sono proprio gradevoli al palato. No, io dicevo che se dovesse restare qualche pezzettino più intero di parmigiano, per a il mio gusto, piace. Sinceramente lo gradirei, insomma, quel... Poi tu sei precisina, lei deve essere perfetta, giustamente. Guarda, a me piace averla un pochino liscia questa crema. Vedi? Anzi, ti dirò, io vorrei aggiungere un goccino di latte. Me lo prendi tu in frigo? Certo. Un pochino di latte. Con molto piacere, se lo trovo. Sì, cara. Quante cose ci sono? C'è. Latte? Signor Latte, visto che qua parlano tutti, vediamo se mi risponde. Guarda, io non lo vedo, allora, perdonami. Fai tu, guarda, aiutami tu qui. Ah, eccolo. E scusa, era nascosto e allungato. Beh, che perfetto. Potevo immaginare. Prego, cara. Serviti pure. Un goccino. Però qui non mi ha risposto, Niente. Niente, si era addormentato. È maleducato. No, si era semplicemente appisolato perché era allungato sul frigo, quindi giustamente era distratto. Ecco qua. Ah, lo rimettiamo al nanna. Ecco qui. Ok, ci siamo?
quasi, sì, quasi ci siamo, guarda. Bene, ecco, bene, un bene. Pochino di pazienza e abbiamo ottenuto anche la nostra cremina che poi andremo a impiattare. E più o meno quanto ci manca per loro? Guarda, adesso noi li giriamo un po'. Visto proviamo che, a vedere, così ci regoliamo un po' con i tempi e con le cotture. Vediamo un po', vediamo un po'. Abbiamo detto, allora, forse non mi ricordo se l'ho detto, se non l'ho detto lo dico ora, che loro impiegheranno dai 30 ai 45 minuti a seconda della grandezza che andremo a fare. Uh-huh. Ma perché appunto deve cuocere anche il riso e la carne, insomma, piano certo. piano, adagio adagio, ok? Perfetto. Guarda, quindi io direi pensi? Ancora, ci vogliono ancora una decina di minuti, okay. li lasciamo andare. Perfetto, ok. La nostra cremina com'è? La nostra cremina sta andando molto bene. Oh, ma per non farla solidificare, poi la lascerai comunque lì, sì. sulla pentola sì. calda, diciamo così, sì, giusto? Sì, sì, sennò poi si okay. fretta. Allora, facciamo così, se tu sei d'accordo. Cioè, andiamo a consumare l'ultima fascia pubblicitaria. Sì. Così, con i restanti 15 minuti rimanenti indicativamente, sicuramente i nostri fagottini sono pronti, sì. la crema è già pronta e possiamo poi far vedere appunto come si conclude questo piatto. Ah, quando torniamo però mi devi raccontare dei tuoi modi per comunicare le tue ricette al mondo intero, Facebook, sito, sì, non so quanti no. blog e quant'altro. Sì, mi ha accennato certo. qualcosa ma adesso mi sfugge, insomma, volentieri. Me ne ha dette così tante. A tra poco. Ebbene, i nostri fagottini sono quasi pronti, la nostra cremina è quasi pronta, sì, ci manca pochissimo, quindi tra poco potremo impiattare i nostri sì. fagottini. E naturalmente cospargerli di crema ma al formaggio, sì, giusto? Diciamo l'andremo a mettere proprio sul fondo del piatto, ah, la crema. Li adagiamo. Sì, faremo un lettino di crema, così. Un bel lettino, benissimo. Allora, ascolta, Nicoletta, dimmi, mentre cara. Tu continui a girare... Sì, dimmi tutto, sono curiosa. E perciò lei è magra, perché lei gira, gira, gira. Devi girare un po' però con l'uno o con l'altra, perché ti viene poi il problema che hanno i tennisti, come Vero? Che si dice? Il gomito del tennista, sì. Sì, sì, speriamo di no. Tu non ci far caso, le sciocchezze che dico io. Ok, allora, dicevamo, sì, chi cara. Volesse contattarti, magari sì. chiederti un consiglio o conoscere meglio le tue ricette, le tue attività, che cosa può fare? Ah, intanto può andare sulla mia pagina Facebook. Io sono appunto Niki Chef. Allora, qui è un po' da... È complicata la faccenda, quindi sì, dovrebbe andare sovraimpressione, ma non credo che la regia in questo momento sia... Non gliel'abbiamo detto, quindi... Magari la prossima puntata lo faremo. Sì. Vai. Quindi Niki è scritto N-I-K-Y e poi Chef, C-H-E-F. E mettendo un... Mi piace. Da lì poi i nostri amici, insomma, chi vuole, sicuramente riceve le mie informazioni perché io pubblico ricette, pubblico le puntate anche. E quindi... Io l'ho messo mi piace, infatti, sì, e vedo tutto. E quindi vedi tutto, perfetto. Allora, guarda, Serena. Sì, io, insomma... E poi... Altro modo? Beh, ho anche il sito... diciamo che è ancora in via di definizione di costruzione, www.nikichef.it no, www.nikichef.it sì. info@nikichef.it quello è la, sarà eventualmente la mia email. Sì, bene, perfetto, bene. Comunque più allora, in là sarà prontissimo. Controlliamo anche i nostri come stanno? Dobbiamo aggiungere qualcosa? Guarda, sì, li vorrei intanto girare un po'. Uh-huh. Prego. Grazie Serena. Se ti posso fare qualcosa basta vuoi... che tu me lo dica. Ecco. Allora, sì, grazie. Sei stata già così utile. Vedi che adesso hanno fatto anche la loro crosticina. Ah, benissimo. Che Perfetto. Profumino delizioso. Andiamo ad aggiungere solo un goccino altro di brodo. Uh-huh. Eh sì, ormai la cottura praticamente è ultimata. Fatta, sì, eh? Sì, manca sì. veramente poco. Ecco. Ecco, l'unica accortezza appunto che dobbiamo avere è essere un pochino delicati perché... Certo. Ok,
Altrimenti le foglioline si spaccano e poi addio ripieno, no? Se ne scelti infatti. Non abbia risolto. Allora, cara, qui penso che io ti accontenterò, nel senso che appunto avendolo tritato al coltello il nostro parmigiano si è sciolto, ma non proprio benissimo, no? Ma che è sciolto perfettamente. E quindi? La solita precisina, che ci vuole precisione in cucina, ma lei è di una perfezione, per questo sei anche molto amata dai nostri telespettatori. Sì, bene. Sì, assolutamente. Allora, ho aggiunto un altro goccino di latte. Ecco, finiamo di sciogliere un pochino e ci prepariamo già il piatto, così andiamo ad impiattare. Come lo preferisci? Vediamo che cosa abbiamo a disposizione. Guarda, io ne ho già preparato uno lì con un sottopiatto bianco, ho preso un piattino nero, così che si veda la nostra cremina di... qui per adesso, può andare bene? Sì, anche lì, lo appoggiamo qui, ok. Sì. E la nostra cremina di parmigiano staccherà, insomma, mi piace che stacchi un po' sul nero, visto che è chiara. Sì. Ok. Spegniamo. Oh, ed ecco pronta la nostra cremina. Ok, facciamo così, guarda. Sì. Ce la poggiamo qui sul tagliere. Tanto adesso la useremo subito, no? Sì. Quindi possiamo anche toglierla dal calore. Così. Io intanto mi sono aiutata, non so se l'ho detto prima, con una frusta per sciogliere meglio il nostro parmigiano. Ecco qua. E... siamo qui. A posto, quindi qui ovviamente possiamo chiudere. E direi anche qui. Perfetto, evviva. Ci siamo. Sì, siamo pronti. Ci siamo, è arrivato il grande momento. È arrivato il grande momento. Oh, che bello. Okay, vai. Qui abbiamo spento. Ok, ok, ci siamo. Finalmente, vai, vediamo un po'. Allora, intanto... abbiamo detto la nostra crema di parmigiano sul fondo. Il momento è topico, eh? Ah, che bella che è. Eccola qua. Come possiamo definirlo questo? Un primo, un secondo, un secondo. Antipasto? Un secondino, perfetto. Sì. Un secondo, sicuramente. Anche se poi all'interno c'è un po' di riso, ma insomma... io lo mangio come secondo, insomma, è appetitoso. L'aspetto è veramente delizioso e appetitoso, il gusto altrettanto sarà, anche perché poi ci sono tutti ingredienti buoni, quando ci sono ingredienti buoni amalgamati per bene, non può che essere un ottimo piatto. Ok, quindi ci scegliamo il fagottino che ci piace, che è questo. Sono tutti belli. Direi ecco un paio. Sì, dai. Ci stanno benissimo. Sì, sì, sì. Così. Ecco. Mettiamo anche un pochino del fondo, appunto, di verdura. Un po' di olietto e un po' di brodo rappreso, quindi. Un pochino annappare così, a guarnire un po'. Questi ovviamente li useremo in un altro momento. Certo, ecco, ecco qua le pacchette al piatto. E volendo, insomma, possiamo andare anche a mettere una fogliolina, che io da qualche parte ce l'avevo, vero? Beh, una fogliolina. Ne hai così tante, vero? Ci sta? Sì. C'è una verza intera, una fogliolina la troviamo, suppongo. Sì, una fogliolina di timo. Ah, ecco di timo, qua. Il timo che la nostra Niki ama tanto e che effettivamente, guardate come rende di classe un piatto che già è bellissimo di per sé, ma così è veramente perfetto. Ecco qua. Poi? Diciamo che ci siamo, no? Beh, io direi che sì. Ti vedo ancora fare, ecco, quindi dico cos'altro devo aggiungere. Eccolo qui. Eccolo. Ed ecco solo qui. Solo dare una mia, la mia pulitina che ci vuole sempre, perché il piatto deve essere pulito. Deve essere pulito, giustamente. Non mi prendere in giro. Ma no, ecco, ci mancherebbe altro. Fagottini lo mettiamo di, qui, sì, ecco a favore qui di camera, fagottini di carne, cavolo verza su crema di parmigiano. Oh, ma che belli e sicuramente che buoni. Guardate che spettacolo e anche che bella visione per gli occhi. Io dico sempre, anche quando si fa un pranzetto, una cenetta magari particolare, si vuole un po' stupire, un po' uscire dal solito. Prendete spunto dalle ricette di Nicoletta, perché veramente sono sfiziosi.
deliziose. Grazie, veramente cara, sei buonissima, troppo buona, grazie. E poi ovviamente sono anche tante... Ah, guarda un po' la regia, che bello. È andata a prendere, guarda caso, la tua pagina, Nikki Chef. Ecco, ecco questa è la, questo è il mio profilo personale, io ho non ho specificato, ho... un profilo personale che si chiama Nikki Chef, appunto, ah, dove possiamo questo. Scambiarci le amicizie con altre persone, e poi ho la pagina Facebook, la pagina fan, no? Dove appunto inserendo il mi piace poi potete essere aggiornati, i nostri amici potranno essere aggiornati sulle pubblicazioni che andrò a fare. Benissimo, eccola, eccola è questa, qui, è lei. Ma infatti, i nostri tecnici ci sono gli spaghetti, non so se li riconoscete, eh? Gli spaghetti alla chitarra che abbiamo sì, fatto qui. Ma sono proprio loro? Sono proprio loro. Sono proprio loro, i nostri spaghettini, sì. Quanti erano buoni, mamma mia. Benissimo, bene, grazie bene. Regia. Grazie tecnici, in questo caso specifico a Sergio De Angelis e a Giancarlo Rapagnà, grazie. Oltre chiaramente a Simone Diosanio alla camera, che riprende i primissimi piani, ecco, come in questo caso dei piatti deliziosi di Nicoletta. Bene Nicoletta, io come sempre ti ringrazio perché ci rendi un po' la giornata sfiziosa, ecco, soprattutto per noi che possiamo assaggiarli, gli altri ahimè dovranno prepararseli a casa da soli, che posso fare? C'è chi è più fortunato e chi meno. Grazie a voi. Allora, di nuovo grazie e ci vediamo lunedì prossimo. Perfetto, okay. Saremo qui. E allora grazie anche a voi, a lunedì prossimo con Nicoletta, noi invece ci vediamo ciao. Mercoledì, ciao.